Buonasera, senatore Manconi, è il presidente dei diritti umani, è una persona che ci è vicina da tanto tempo, non è la prima volta e credo che non sarà nemmeno l'ultima. Va bene, senatore? Avete sentito tutti una lettura del Vangelo dentro la chiesa, una frase che dice: cercate la giustizia. Le parole del Vangelo sono tutte molto puntualmente scelte, sono esatte, precise. Quella frase non dice desiderate la giustizia, chiedete, domandate la giustizia. Quella frase è appunto cercate la giustizia. E sappiamo che questa ricerca è qualcosa di molto faticoso, che produce sofferenza, dolore, sudore, lacrime. A me capita di commuovermi come una creatura e mi sembra di piangere da quando nel 2006 ricevetti per la prima volta la visita di Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi. Sono passati quasi 10 anni da allora e la sorte mi ha fatto incontrare questa sequenza terribile di tragedie, di persone morte mentre si trovava nella custodia dello Stato, di quello Stato che non ha impedito la morte delle persone affidate alla sua custodia, ma che ha contribuito direttamente attraverso i suoi apparati, i suoi funzionari, i suoi uomini a quelle morti. Penso a Federico Aldrovandi, penso a Giuseppe Uva, penso a Michele Ferrulli, penso a Dino Budroni, ma penso a tutti quelli anonimi, senza una biografia, senza una foto, senza un'identità, che spesso nemmeno abbiamo saputo che sono morti in circostanze assai simili a quelle in cui è morto Riccardo Magherini o in cui è morto il nostro amatissimo Stefano Cucchi. Ecco, io penso a tutto questo. Poco fa qualcuno mi diceva: c'è qualcosa di emblematico nella morte di Riccardo. Sì, c'è qualcosa di emblematico perché richiama questa ingiustizia così feroce che produce così tante vittime. Però prima di parlare del quadro generale, prima di parlare del significato complessivo, pensiamo a quel corpo in carne e ossa di Riccardo Magherini. Pensiamolo e guardiamo quelle immagini, quel video, accostandolo, incrociandolo, combinandolo con le parole di Giuditta, quelle che avete sentito prima, quella straordinaria descrizione di un amore, di quell'amore cioè che si fa relazione, incontro, scambio, amicizia, vacanze, che si fa scoperta del mondo, scoperta della vita, scoperta della grandezza della natura, della bellezza dell'opera d'arte. Ecco, tutto ciò confrontiamolo, compariamolo, mettiamolo lì accanto a quell'atto che quella notte è stato commesso a Sanfrediano. Io non riesco a dimenticare questo fatto che dobbiamo ripeterci tutti i giorni, che persino molti dei presenti non conoscono probabilmente.
due mesi prima della morte di Riccardo Magherini, in tutte le caserme dei Carabinieri d'Italia e nella stessa caserma da cui è partita la pattuglia dei Carabinieri che hanno determinato la morte di Riccardo, in tutte quelle caserme, sulla bacheca all'ingresso di quelle caserme, c'era una circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che, con un ritardo probabilmente di 30 anni, di 40 anni, tuttavia diceva una cosa: attenzione, quella modalità di fermo o di arresto per strada è una modalità letale, pericolosa, che può determinare la morte del fermato, che può determinare quella asfissia che è stata causa della morte di Riccardo. Quelle modalità descritte in quella circolare, perché non venissero applicate, sono state puntualmente, precisamente, esattamente, maniacalmente applicate quella notte contro Riccardo, sbattuto per terra, le braccia piegate dietro la schiena, i polsi ammanettati, due, tre uomini che gravavano sul suo corpo fino a provocarne l'asfissia. Questo è accaduto. Questo è accaduto e temo potrebbe accadere dopo e nonostante quella circolare. Ecco perché dobbiamo pensare al corpo in carne ed ossa di Riccardo Magherini e poi pensare al quadro generale, alle responsabilità complessive, a chiedere ciò che dobbiamo chiedere. E volevo aggiungere, tornando al discorso da cui siamo partiti, pensate un po' a quante persone muoiono nelle mani, nella custodia dello Stato. Appena la scorsa settimana ci sono stati due suicidi nel carcere di Piacenza e tanti altri in questo 2015, a rinnovare una strage che va avanti da anni e anni, da decenni. Bene, quello che voglio dire è in realtà molto semplice. Il patto tra il cittadino e lo Stato, quello che nasce dalla comunità di coloro che si associano, che danno vita a un'organizzazione sociale da cui nasce lo Stato, quel patto tra il cittadino e lo Stato si fonda su una condizione essenziale, ovvero sulla garanzia che lo Stato dà ai cittadini di assicurare la loro incolumità, di assicurare l'integrità fisica e psichica di coloro che sono affidati alla sua vigilanza, alla vigilanza dello Stato, dei suoi apparati, dei suoi funzionari, dei suoi uomini, dei suoi carabinieri. Lì c'è il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Se lo Stato non rispetta quel patto, non garantisce l'incolumità dei cittadini che una notte, per mille ragioni, finiscono nelle mani di quattro carabinieri, di quattro poliziotti, se lo Stato non garantisce che il corpo di Riccardo Magherini e di tutti gli altri è per quei carabinieri, per quei poliziotti, per quegli agenti di polizia penitenziaria il bene più prezioso del quale devono essere i più attenti tutori, ecco, se non garantisce questo, lo Stato perde completamente la sua legittimità giuridica e ancor prima morale a chiedere l'ubbidienza dei cittadini, a chiedere il rispetto della legge, a chiedere di essere riconosciuto come Stato democratico di tutti. Ecco, questo noi dobbiamo ricordare: la morte di Riccardo Magherini, la morte di Stefano Cucchi, di Giuseppe Uva, di quella lunga teoria di morti, sono altrettanti attentati compiuti dallo stessi apparati dello Stato contro il sistema democratico, contro le leggi dello Stato di diritto. Per questo è così importante ricordare, per questo è così importante essere qui in così numerosi stasera, per questo è così importante cercare la giustizia. E un'ultima cosa ancora, dicevo
del mio primo incontro con Patrizia Moretti e di come da allora io ho incontrato tante donne, familiari di vittime degli abusi, delle illegalità, delle violenze delle forze di polizia. È quello che è stato detto all'inizio di questo incontro. Donne che hanno trovato la forza di trasformare la sofferenza più intima, il dolore più privato e più profondo in una risorsa pubblica, in una capacità di parlare, di dire, di affermare la dignità, di cercare verità e giustizia. Ero abituato a parlare con queste donne, a raccontare, scrivendo di loro, parlando di loro, di queste Antigone della storia contemporanea. Dopodiché ho incontrato Andrea e Guido. Non c'erano più delle donne a chiedere verità e giustizia, c'erano questi due omaccioni, c'erano le loro voci potenti, la loro forza trattenuta a stento, c'era la loro intelligenza così intensa e c'era anche quella loro capacità di far sentire una sacrosanta rabbia, una forza che era difficile contenere, ed era un errore voler ingabbiare. Bene, è così importante ciò che hanno fatto per 12 mesi e ciò che faranno, perché è proprio una lezione. A San Frediano, quella comunità che è stata prima evocata, io ho avuto modo di conoscere due giovani donne che avevano testimoniato. Quello che più mi ha colpito non era la loro capacità di raccontare la verità su ciò che avevano visto, ma la loro capacità, questa, per usare la vostra vocabolario meraviglioso, così indomita, così audace, di resistere alle intimidazioni di chi le interrogava, cercando di condizionarne, di manipolarne la testimonianza. Ecco, cosa dimostra questa? Una sola cosa: che ciascuno di noi, ciascun cittadino, può avere in questa lunga, faticosa, dolorosa ricerca della verità un suo ruolo importantissimo ed essenziale. Grazie a tutti.